Collegato con noi è il prefetto Francesco Messina, che è il direttore centrale anticrimine della polizia. Buon pomeriggio, prefetto, grazie di essere con noi. Buonasera. Ovviamente la questione della violenza contro le donne è una questione diciamo, sociologica, è una questione sociale, è però anche una questione di prevenzione e di repressione, una questione diciamo, di polizia. Poi c'è anche ovviamente tutto l'aspetto giudiziario. Siamo migliorati molto come paese in questo senso, dal punto di vista della prevenzione? Ma guardi, io la ringrazio per questa domanda perché mi serve a chiarire alcuni punti che sono a mio giudizio strategici. Non c'è dubbio che noi, grazie agli strumenti normativi di cui siamo venuti in possesso nel corso degli anni, siamo riusciti a, come dire, a incidere molto di più di quanto si potesse fare prima, soprattutto sulla base della consapevolezza che oltre al profilo culturale, c'è un'esigenza d'urgenza che ci porta a intervenire proprio per l'altissimo numero di vittime che purtroppo per i femminicidi, che non sono altro che gli omicidi di donne per l'esclusivo motivo di violenza di genere, sono rimasti costanti nel tempo come delitto. Allora, una fase, come dire, repressiva sul femminicidio è una fase che ci soddisfa soltanto in parte perché consente di individuare il responsabile del delitto, ma il delitto è avvenuto. Allora, il nostro impegno negli ultimi anni, grazie a una maggiore sensibilità su questi problemi, che è partita all'inizio degli anni del 2000, intorno al 2004-2005, per quanto riguarda la Polizia di Stato, con la costruzione, la istituzione di sezioni speciali che si occupavano di violenza di genere presso tutte le squadre mobili italiane. Ecco, questa attività ci ha consentito nel corso degli anni non solo di perfezionare gli strumenti investigativi e di repressione, ma soprattutto di agire a livello preventivo, con misure preventive di tipo amministrativo, che però sono risultate di grande effetto e di grande efficacia. Penso agli ammonimenti del questore e a tutte le attività conseguenziali che negli ultimi tempi, grazie anche al codice rosso, ci hanno consentito di imprimere una velocizzazione sia nella fase investigativa, repressiva, giudiziaria che nella fase preventiva. Quindi da questo punto di vista è stato fatto molto, c'è ancora molto da fare perché bisogna incidere moltissimo su un profilo sociale che è un profilo che richiede del tempo per essere, come dire, attinto, per essere correttamente, come dire, raggiunto da queste esigenze. Nel frattempo, certo, non Certo. possiamo fare a meno cioè non possiamo stare con le mani nelle mani. E adesso abbiamo questa nuova frontiera preventiva che incide sulla recidiva e quindi sulla possibilità che chi è ammonito, chi non ha ancora consumato il delitto, non è condannato, possa in qualche modo ripetere questi comportamenti che portano poi inevitabilmente, in base al ciclo della violenza, all'uccisione della donna, ecco, la possibilità di incidere tentando un recupero che ci consente, grazie a delle tecniche e delle normative, delle capacità specifiche, delle capacità di chi è portato a fare questo genere, diciamo, di cose, e quindi centri psicologici, che concordemente con noi ci consentono di incidere sulla possibilità di recuperare questi soggetti e soprattutto di far sì che questi soggetti concepiscano le proprie responsabilità, che è un Certo, passaggio la determinante. Se consapevolezza. Professoressa Saraceno, come si cambia, come si sradica questo modello che poi spesso porta alla violenza? Cioè, se io considero la donna un essere inferiore che deve seguire le mie regole, che deve stare ai miei ordini, arrivo poi anche a usare violenza su di lei, già la uso pensandolo, no? Ma poi arrivo più facilmente a usare violenza fisica, anche più facilmente ad ucciderla, perché considero la donna un essere, diciamo, con meno diritti, un essere inferiore a me. Come si sradica questo modello culturale, questo modello sociale? con tanta educazione occorre appunto che tutti, come dire, tutti i sistemi educativi, ma anche comunicativi, contrastino questa immagine, cioè comunichino non solo l'uguaglianza, ma anche il rispetto. Questo è il primo dato, cioè non dovremmo più tollerare
certe espressioni, certe anche rappresentazioni che in qualche modo pongono se non la donna come al mio servizio, ma comunque come oggetto, anche come oggetto sessuale e così via. E poi bisogna, come dire, la parità va anche praticata in società. Io sono un poco stanca, data anche la mia tarda età, di sentir dire tutti gli anni che sì, le donne valgono come gli uomini, possono fare le stesse cose, eccetera, eccetera, e poi al dunque sono pagate di meno, hanno meno autonomie economiche, quindi significa anche che hanno meno possibilità di uscire da una situazione intollerabile o difficile. E poi anche come rappresentazione, perché se le bambine e i bambini crescendo vedono un mondo che magari non c'è, non vedono la violenza, ma vedono la disparità, si abituano a pensare che la disparità faccia parte della normalità delle cose. Sa che stavo Quindi pensando, professoressa, che noi appunto abbiamo in collegamento il prefetto Messina. Beh, da pochi giorni la Polizia di Stato, che è una delle, diciamo, istituzioni cardine del nostro paese, ha un vice capo della polizia donna. Io penso che questo tipo di messaggi, naturalmente, sono scelte che vengono fatte soprattutto sulla base delle competenze, che sono una cosa fondamentale e importante, sì, no? ma le competenze ce le hanno anche le donne. Il Esatto, problema è che esatto. troppo spesso si pensa che non le abbiano. Questo è il fatto. Guardi un po' come ci sono tutti i comitati tecnici scientifici, come sono fatti e come vengono fatte le nomine, come vengono fatte le promozioni. Quindi io lo so che ci sono le competenze, peccato che non vengano sempre riconosciute. Ultima domanda per il dottor Messina, per il prefetto Messina. Prefetto, è vero, non possiamo mettere un poliziotto e un carabiniere, una guardia di finanza fuori da ogni casa dove una donna è stata minacciata o rischia di essere minacciata. Sarebbe impossibile pensarlo. Però le chiedo un messaggio chiaro, perché ci sono ancora troppe donne che hanno paura di denunciare, paura di rendere ancora più complicato tutto il percorso, paura di essere giudicate in quanto denuncianti. Non devono avere paura. No, devono vincere questa paura. Noi abbiamo raggiunto nel corso del tempo una professionalità che ci consente di poter dire alle donne che non devono avere paura perché noi non le lasceremo mai soli. Ma questo al di là degli slogan è un dato concreto perché guardi che sono decenni e più di un decennio, anzi, che noi ci occupiamo approfonditamente di queste tematiche. Noi abbiamo imparato che è importante lavorare in rete. Cioè noi dobbiamo aiutare le donne a difendersi, le donne devono sapere che si devono difendere da queste situazioni, le dobbiamo accompagnare in un percorso che è caratterizzato dalla necessità di abbandonare certe convinzioni che sono tipiche di questi, di questo ciclo della violenza. Non può l'investigatore accompagnare la donna assolutamente su questo percorso integralmente, deve avvalersi anche di altre strutture, bisogna fare rete, noi dobbiamo prevenire e reprimere e poi la donna va accompagnata da strutture adeguate con le quali noi siamo in costante contatto, perché i centri che si occupano delle donne maltrattate, delle donne che sono oggetto di violenza di genere, sono in rapporti strettissimi con noi. Io ho fatto due circolari indirizzati ai questori per il censimento di questi centri, perché ci sia un rapporto costante tra i questori, le divisioni anticrimine delle questure e questi centri. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme e accompagnare le donne su questo percorso duro, difficile, insegnando, aiutandole a difendersi da questa minaccia. Grazie allora al prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, grazie alla professoressa Chiara Saraceno, grazie per essere stati con noi. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco.